Buonasera, ragazzi. Siamo live. Ed è sabato. Carichi, blind. Ancora un po' leggo la chat. Siete mancati. Grazie del live train, come sempre. Così bello partire le dirette nel vedervi giocare nel sistema di supporto, comunque, di Twitch. Quindi, Eleonora, grazie di cuore. Stupendo. Oh, quante coccole. Lily GK, Emma Mule, Xgogo, grazie, benvenuti. Allora, io preparo tutto, faccio partire intanto il software, l'opera, oh, si entra nel mood. Sì che si entra nel mood. Eccoci qua. Per chi abbia o avesse ancora dei dubbi, The Binding of Isaac è temporaneamente mantenuto la domenica mattina e in un extra notturno settimanale in cui si recupera quasi sempre quello del sabato. Ma ci concentriamo su Deltarune, che è molto più denso di quanto non fosse sospettabile. Allora, io per ora credo che la cosa migliore da fare sia salutarvi e andare in blind. Cosa ne pensate? Una volta arrivati alla fine del capitolo, quando si ricaricherà il salvataggio VET, ci sarà una pausa o di seguito? No, di seguito. Una pausa mi impedirebbe di speculare, di vivere le opzioni alternative in maniera completa. Bisogna fare le cose bene. Vado. Sappiate che vi seguo, non nella chat, ma nel supporto e nella vostra presenza, perché vedo le vocine che si muovono, semplicemente non le posso leggere. Azrael, anche perché poi vengono coperte dall'immagine nera, ricordiamoci. Ho sbagliato. Un dettaglio della community che è arrivato alla moderazione è che mi è stato chiesto di non tradurre i nomi dei personaggi, quindi Queen deve rimanere Queen, forse per il fatto che sono carte, ma noi abbiamo la regina di carte, quindi vedremo, ma non lo farò. A questo punto d'ora in poi la chiamerò Queen, vedremo, anche perché era l'unico nome traducibile, quindi vado, vi copro, grazie di essere con me, grazie del supporto, 696 minuti. Non è un nome proprio. Nel senso che il re di picche è King, l'ho chiamato re, non l'ho chiamato King. Se poi la regina si chiama Queen, ok. Però, cioè, nel senso, comunque. La regina. Però, in questo caso, è il suo nome proprio, quindi la teniamo come Queen. Ci sta. Allora. Perfetto. Andiamo. Non vi leggo più, ma assimilo la richiesta e la porto nell'avventura. Signori. Cyber City, Music Shop. Non vedo l'ora. Vado, blind. Oh. Grazie. Stupendo. Abbiamo Noel con noi e i suoi poteri. Yo! Come va? Stiamo facendo un po' di spicci extra vendendo in città.
Dobbiamo fare un po' di quelle palanche, no? Forza! Gotta buy new gear! Gotta get new kicks! I wanna be a car. Va bene, perfetto. Oh, volume di gioco troppo basso? Ve lo alzo. Fatemi sapere se poi va abbassato, ok? Sono a disposizione. Ok. KK ce l'ha sempre giusta. Ecco perché è il vice. Chi è il primo? Eh? Non sono il leader? Posso essere il terzo? $4,000. Ma il bilanciamento del denaro mi sembra particolarmente legato al renderlo inutile se fai la pacifist, no? Io continuerò a comprarli. Ok. E chi sarebbe quella Madame Aswell? Lasciala stare, Cap. Belle antenne radio che hai lì. Sono corna, Cap. Suoniamole una canzone. Ti è piaciuta la grande statua? Costruirla ha fatto schifo. Ah, c'è stato bisogno di un sacco di roba. The other job? Ti farà scoppiare la testa. Era grande. Ok, qual è l'altro lavoro che hanno fatto? Io per ora non sto potendo tornare in alcun modo all'inizio dell'avventura, comunque. Non posso vedere i popolani reclutati. Oh! Tem? Ah, è vero, non ho pacify. Oh, scusami, Noel. È vero. Ok. È indifferente. Curati! Saranno respawnati sicuro. Ma che prospettiva fighissima! Ah, sono connessi dal cavo! Vabbè, ok. The atmosphere is electric, ma... Mi mancate, ragazzi. Ma sono blind e contento. Oh! Questo è il negozio di tè più caldo! Caldo, caldo, caldo! 50% off. Per $100 puoi scegliere il tuo gusto!
Scegli il tuo gusto. Non posso vedere lo storage da qui? Mi sa di no. Vabbè, al prossimo salvataggio. Quanta roba! È il centro di Cyber City! Benvenuti a Cyber Shoes, a Scarpe di... insomma, Cyber Scarpe 2! Secondo! Cosa? Free samples! Prove gratuite, ne vuoi una? Sì! Ok, hai ottenuto una piccola scarpa... Toothpick! Che cos'è il toothpick? Il toothbrush è il dentifricio. Che cos'è un toothpick? What? Ah, lo stuzzicadenti! Ecco, touché. Stuzzicadenti... Ma è orribile, farà malissimo! Ma perché? Qual è la gag digitale di, una, di avere una scarpa con un stuzzicadente? Tipo una presa? No, mi sfugge qualcosa. Oh. Allora... Oh, sì. Stavo guardando lo schermo di OBS senza poter leggere la chat. Bravo, Michele. È che a volte quando faccio queste domande sono troppo curioso di vedere una risposta. Ah, questo me lo faccio dire. Devo leggervi. Eccomi. Sì, è un free sample tipo il cibo. Adesso ho capito, perché sì, l'ho inteso fin dall'inizio come... E per quello ero sconvolto, perché un negozio di scarpe che dà free sample come il cibo, adesso ho capito lo stuzzicadenti perché. Perché di solito i free sample vanno... Cioè, sono cosine che prendi sullo stuzzicadenti. Toby! Oh! Debole, ma aumenta la difesa. Ed è più forte di quella che ho. Perfetto. Bounce Blade. Ok. Oh. Scusate, eh. Che comunque mi è caduto l'occhio e ho visto che parlavate del microfono che gracchiava. Perché per ora... Non ho ancora messo il nero a schermo, ma non vi sto leggendo, quindi se posso evitare, non lo faccio. Però se ci ricasco lo metto di nuovo, eh. È un manichino con un vestito sopra, ma è un vestito bellissimo. Stiamo vendendo questo. Ah, ecco a cosa serve il denaro. Ma tra l'altro guardate che naso che ha il manichino. È come Star, è come lei, è come... Chissà se avremo spazio per... Al 75% di sconto costa 300 Dark Dollars. Ma mi ha dato tutto il manichino. Mi ha dato tutto il manichino. È un manichino con quei vestiti attaccati sopra. Inutile. Non potete darmi un'abilità segreta e pensare che io non la metta. Ma non esiste proprio. Non esiste proprio. Ok.
Guarda che c'è qualche passaggio nascosto. Qua sotto, per esempio. Ok. Che bello, stiamo giocando a Deltarune. Andiamo. Andiamo. No, non mi muovo. Non mi muovo proprio. Fate comunque sapere, ora che non vi sto leggendo, spero che se non ho ricevuto messaggi va tutto bene, se ora la mia voce è corretta, ok? Lo sapevo che c'era un segreto! Non è un segreto. Non è un segreto. Mannaggia. È una meccanica. Porca vacca! Non si va avanti di qua, vero? Che cazzo? Che cazzo è? Mi sono spaventato a morte. Mi sono spaventato a morte, ma quello era Toby Dog. Questo è l'albero dove abbiamo trovato l'uovo? La stanza nel mezzo. C'è una stanza nel mezzo. C'è un cuscino. Ci ha buttato lui giù, ma non era un vero game over. Chris è soddisfatissimo di aver trovato il muschio. O la muffa. GG Mike. GG Mike. Oh oh. Ok. Quindi era un segreto.
Ah, è vero, perché c'è l'altra pausa, le scemo. Non devo saltarlo, semplicemente non serve esplorarlo. Ma muovendosi in diagonale si fa prima? Forse è un'illusione ottica. O forse non è un'illusione ottica. Torno indietro. Guardate qui l'allarme con il cane. Qui non c'è niente. Ah, l'indizio è questo. L'indizio è che c'è. Ammazza, ma è un Souls. Io pensavo che fosse ambiente, che fosse design. Porca vacca, addirittura. Addirittura. Mamma mia. Incredibile. Non si molla nulla. Tem? Oh no, sono tornato all'inizio! Paura! Ti odio! Un percorso nascosto old school. Dove si passa? Ah, non è un percorso nascosto, sono le macchine. Sono le macchine, non è un percorso nascosto. Sto scontrando le macchine. Topi. Sembra un altro... un'altra parete elettrica. Eh? Questo buco ha un pulsante dentro. Forse potremmo provare a metterci qualcosa dentro? I topi. Cosa ne pensi, Chris? Annoying Mouse Room 2. No, non è vero, si gioca, sono contento io. Ok, allora. Posso premere i tasti? È un dovere del cittadino ruotare propriamente i pulsanti e lasciare... Vabbè sì, e rilasciare i topi utilizzando i segnali stradali.
Oh mio Dio. Accidenti. Psych, Glacial Wolfer, Holly Joe, Dado, grazie. Grazie di cuore. Ragazzi, non resisto. Attivo un secondo la chat. Solo un secondo. Solo un secondo. Ciao, non spoilerate. Domanda. Domanda. Io prima ho fatto il giro salendo. Cioè, sono stato scemo a esplorare, ma non mi sono perso qualcosa, vero? Perché ho una sensazione di mal di pancia. Cioè, ho fatto bene, no? Come chiudi la chat? Perché? Vabbè, allora non mi posso fidare allora. Non mi posso fidare. Ok. Puzzate. Ero solo curioso, mi sono. Perché non posso aprire il menu? Sono intrappolato. Vabbè, ok. Niente, ho tolto la chat. A quanto pare stavate discutendo di cose che non potevo sapere. Scusa. Ho avuto un'interazione unica, praticamente. Forse ancora su. Abbiamo frainteso qualcosa? Ci manca qualcosa? Ehi, hey, hey! Devo farlo. Lo faccio. Io lo faccio. Penso che... Non so come... Non riesco a credere che tu abbia fatto sì che quei topi... Ah... Oh? Io... Oh... Credo che atterrare su quel pulsante abbia disattivato il force field. Andiamo, Chris. Dunque... Che cosa è successo qui? Anche magari a chi sta facendo il recupero... da YouTube. Io non voglio leggere consigli della chat perché a quanto pare sono molto animati nel parlare di spoiler terribili. Ma metto agli atti della Blind e dei ragazzi che mi stanno seguendo in diretta che io qua ho sbirciato nella chat per poi scoprire che non era il caso da parte delle loro urla che mi hanno intimato di andarmene perché ho sentito che qualcosa mancava. Manca qualcosa. Qui c'è qualcosa, solo che non so cosa sia. Quindi mettiamo agli atti questo. Grazie di non avermi detto niente. Ma sì, ci avevo preso. Nel senso, c'è qualcosa qui. Solo che non riesco a capire cosa. Formaggio. Chris, non toccherai quel formaggio, vero? Hai accarezzato il formaggio come se fosse un amabile animaletto. O meglio, qualcuno a cui... Un animaletto a cui hai grande... A cui dai grande affetto. Mouse. Come Dark Mouse. Allora. Oh mio Dio. Act. Check. Trap 1. È solo un piccolo topo che vive in una piccola casa. Noel urla silenziosamente. Prendimi. Ma ha praticamente i Gaster Blaster questo topo. Ah, ma è un...
È un minigioco. Left, right, perso. Ma che belle che sono queste animazioni. Aveva accesso. Oh, io non voglio mai più vedere formaggio in tutta la mia vita. Chris! Ah, ma è... No, è l'allegro chirurgo. Ma no, dai, non è... Che male. Che male. Non è vero. Ma è pericolosissimo. Il modo in cui si muove fa così paura. Fa schifo. Non posso farci niente. Sono un tipo spaventoso. Ok, non ha funzionato minimamente perché non ho pacify. Ok, pelo. Ha fatto il suono. E sono tutti distrutti i formaggi. Che ci faceva qui nello scrigno? Spero di non aver perso un segreto toccando il... Oh mamma mia. Il formaggio è stato distrutto nella foga della battaglia. È come se tu avessi dimenticato le cose importanti. Vabbè, spero che di non aver perso qualcosa, perché io in realtà... avrei voluto incontrare i topi per ottenere la recluta, quindi... È un piccolo cieco? Hi. Il pulsante non sembra funzionare. Chris! La piattaforma sta per cadere, aiutami! No! No. Chris, che stai facendo? Mi hai fatto... Scusa, Chris. Mi hai solo salvata, vero? Oh, mamma mia, che figata! Sta cadendo anche questo! Con la musica... Ma veramente con i topi sta succedendo tutto questo? Perdili! Oh, Chris. Bloccato su questo puzzle, vero? Smetti, perdili! No! No, perdili, smettila! No, mi stai facendo sentire una merda! Smettila, perdili, sei una merda! Smettila, mi confondi! Smettila di confondermi! Smettila di confondermi! Basta! Beh, non precipitano più, no?
ho sbagliato. È fantastico. Non era nemmeno una situazione nella quale stavamo vivendo una gimmick o una cutscene. Io all'inizio, quando è arrivato Birdly, mi sono emozionato, divertito, coinvolto, ma pensavo che mi avrebbero messo dinanzi puzzle impossibili per farmi prendere in giro. E invece erano veri puzzle. Erano veri puzzle. È stupendo. Cosa? Come lo hai risolto? Anche un orologio rotto ha ragione una volta, due volte al giorno. Per noi. Ora io per loro, con una MPM. No, in realtà è una volta al giorno, in effetti, perché non funziona così. E Chris, se chiunque lo chiede, l'ho risolto io il puzzle. Non è giusto che tu ti becchi credito per una botta di culo. Lo capisci? Non lasciar nessuno pensare altrimenti, specialmente Susie. Lo sai che lo userebbe per lord it over me, è prenderlo in giro e appesantirlo. Sto per attivare la chat. Ciao ragazzi. I meriti, esatto, sì. Lo sbatterebbe in faccia, ok. Rinfacciarlo. Ok, ragazzi. Mi mancate, eh. Ma è incredibile. Vado. Anzi, me ne approfitto. Perdonatemi. Metto la chat e vi chiedo di istruire altri, che magari sono qui più nuovi, a far intuire loro, cosa che intuirete anche voi da soli, cosa sta succedendo adesso. Sto facendo una cosa importante, ragazzi. Esatto. Sto ordinando la pizza, scusatemi. Ho lavorato fino all'ultimo allo spirito dell'influencer e mi sono dimenticato del cibo. Mi sono dimenticato del cibo, genuinamente dimenticato del cibo. Faccio prestissimo. Faccio super presto. Che poi ci ho messo un sacco a capire che quelle erano pareti per i topi e non piattaforme su cui salire. Ecco perché non, nella mia testa il puzzle era impossibile. Perché le vivevo come piattaforme. Ok. Certamente pistacchiona, ragazzi. Ovviamente pistacchiona. Che domanda. Jacopo, Lord Viking. It's filled with void. Grazie. Benvenuti. Psych Industry. Oli, Joe, Dado, Argark. Grazie. Ok. Non voglio rispondervi a com'era Pistacchiona, perché mi piace che sia praticamente una misteriosa lore. Qualcosa di profondamente misterioso e ineffabile. Ok. Allora, fatemi ricordare un dettaglio. Ok. Ok. Signori,
Sono vostro. Andiamo. Oh, giusto, devo rimuovervi. Mi mancate, eh? A dopo. Blind. È andato via. Offeso e preoccupato. È un bel personaggio, eh? È un bel personaggio. Gosh. Siren. Non credo di essere più spaventata dei topi. Attualmente, a dire il vero, credo che siano anche un po' carini. Ah, in ogni caso, andiamo avanti. Noel è ora immune ai topi. Allora. Ok. $20. Ho preso $20 da... Ma... L'immunità è nel suo status? Boldness 12. Bellissimo. Ma quanti soldi? Money. Noi abbiamo il money hole. Che paura. Che paura mi sono preso. Noelle diventa nervosa e guarda per terra. I nemici si sono innervositi e stancati dalla mancanza di attenzione. Vi prego, Nid, look me. Il percorso. Ah, qui bisogna avere la nostra età per capire davvero. Happy. Con attacchi unici che si combinano, che meraviglia. Potevo fare una magia? Ha un pacify lei? Forse lei ha un pacify. Forse lei ha un pacify. Ah, Sleep Mist, eccolo! Ma non ci avevo fatto... Oh, che bellino! Chissà se è la combinazione del fatto che ci sia un topo conta. Ecco perché, ma quindi non ha nemmeno il problema di far pensare che ci siano delle meccaniche che a seconda del membro del party non siano attive sempre. È bellissima questa cosa. È fantastica. Entusiasta, veramente entusiasta. Non perdi nulla, indipendentemente da quanto particolare sia il momento di trama in cui hai magari dei personaggi diversi, cosa che in realtà in tanti JRPG non è così, non funziona così. E in Deltarune, che sta diventando ora un videogioco più di prima... Bravi. E bravo. Ok. Ero convinto di aver sgamato un segreto. Oh. Noel? Che cosa ci fai con Chris? Noi abbiamo una tregua? Una tregua? Con Chris? Impossibile! Quello significherebbe avere una doppia tregua? Eh? Non ti preoccupare, mia carissima Noelle. Io so davvero cosa volevi dire. Tu lo sai? Accettare tutto questo, stare al gioco. Ti senti forzata, non è vero? È per questo che non sei con Quinn adesso, ora. Bertley? Lo capisci? Certo! Lo faccio! Chris ti sta forzando di stare dalla loro parte! Ah, rapinatore! Sì, vabbè, non rapinatore. Rapitore! Chris! La nostra tregua è finita!
Oh cavolo. È praticamente... Ma è fortissimo Birdly. È tipo Lanterna Verde fuso Undyne. Viene una gran voglia di pestarlo comunque. Viene una gran voglia di pestarlo. Veramente difficile non pestarlo. Perché... Mamma mia se... Di solito diventa così irascibile e arrabbiato solo quando giocate insieme. Noel prova a parlare a Birdly. Birdly, sono felice che stai cercando di aiutarmi. Nessun problema, mia carissima Noel. Noel accidentalmente fa un complimento a Birdly. Chris, lo capisco, la tua testa è diventata... Vabbè, ti sei montato la testa per la... Non posso tradurre e giocare. Oh, mena, eh? Play smart, play dumb. Play dumb. Ma che bello, voglio combattere, ma... Hai agito facendo l'idiota dinanzi alla genialità di Birdly. Ah, Chris. Che peccato che io debba sconfiggere qualcuno di così basso. Di livello così basso. A Birdly è piaciuto. E così pensi che ora sia arrivato il tuo momento di usurparmi al mio punto più debole. Prendendo la cosa più cara a me, Noel. Ma indovina un po', Chris? Ho una o più cose che tu mai avrai. Guarda, compagni! No, poverino. Ci rimarrà malissimo. Ma è fortissimo! È fortissimo! Ma è... Io pensavo di star giocando... Fino ad ora non ho mai avuto nessuna difficoltà in niente, ma questo è un vero scontro. Questo è un vero scontro. Fermi, fermi. Allora, fermi. Devo prenderla sul serio, ci penso io. Esatto, Chris. A differenza di te, ho un team che mi ama alle spalle. E tu non ci sconfiggerai mai a noi, combattendo solo. Non ho paura, non ho parola. Aspetta, dove sono gli altri? Boom! Hai incoraggiato Noel a usare la sua testa. La sua magia è più potente. Birdly trova la sua intelligenza interessante. I miei alleati sono andati via. Ah, probabilmente stanno soltanto aiutando Queen a cercarmi. Zitto, Chris, zitto! Non mi interessa che non stai dicendo niente. Cavolo. Cavolo. Chiamare altri? Ma non mi serve. Aspetta! Gli originali, loro torneranno presto. Oh no. Cioè, prendere la meccanica del richiamare i minion e trasformarla in qualcosa di così romantico e... Cavolo. Perché mi stai colpendo? Non preoccuparti, il nostro passato non ho letto. Meglio, erano. È fatta.
Dannazione! Bertley, stai bene? Chris, forse saremmo dovuti andarci più leggero. Andarci leggero? L'unica cosa che andava in easy mode ero io. Sembri esausto. Sono solo stanco di trattenere il mio vero potere. Noel, sarebbe troppo semplice salvarti adesso. Chris, vai avanti e allena le tue statistiche di forza. Try hard. Provaci duramente. Allenati e forse un giorno sarai un mio degno rivale. A volte non riesco a comprendere quanto fico io sia. Mi ha colpito in faccia con un tornado. Dopo aver sconfitto Bertley, un certo profumo rimane sospeso nell'aria. Io stavo leggendo seriamente, perché è stato comunque toccante vedere alcuni punti deboli del carattere di questo ragazzino. Va bene. Stupendo. Io non ho parole. Non ho parole perché era stanco. Perché è stata una battaglia caliente, no? Ragazzi, io spero che vi stia piacendo. Non sono andato avanti a un ritmo meraviglioso, ma... Tutti fermi? Poverini. Saranno esausti. Noel, cara! Dove sei? Oh no, eccolo che arriva. Noel, torna a casa. Ti ho fatto una torta al gusto di acido di batteria. Oh, Chris. O meglio, lo usa come se fosse un cognome. Perfettamente in tempo, Chris. Hai visto? Oh, mia lussuriosissima Queen. Oh, i miei circuiti. Ma tutte queste lettere maiuscole le ha sempre usate? Siamo in limousine. Mia regina, dove sei? Ti ho cucinato un gamer's delight, vabbè, una meraviglia del giocatore, la cosa più buona per il giocatore. Non è qui. Velocissimo. Ok, ci siamo andati vicino. Chris. Ah no, ok, usa sempre le maiuscole. È una cosa che ho notato bene soltanto adesso. Chi è il tuo amico? Il mio software di riconoscimento facciale non li computa. Eppure qualcosa su di loro mi sembra... fico! Robotico persino! Chris, dobbiamo andare a cercare Noel. Dobbiamo guidare. Tutti nella macchina! Con la bocca apertissima. Potassio. Get in the banana. Potassio. Il modo glaciale in cui ha detto
Io mi sto immaginando tipo le corse delle moto di Tron. Tres nella banana. Potassio. Cioè, io cos'ha in testa quest'uomo? Io non ho parole. Oh, i miei circuiti. È un ingorgo stradale. Un cane. Deve essersi di nuovo messo in mezzo alla strada a vagare. Chris, sì, caro. E vai a premere il pulsante di camminata. È oltre la strada. L'ingorgo è anche sul marciapiede. Vado anch'io. No. Tu devi restare. Ah? Fino a che non sentirai tutta la mia mixtape. Tutte le mie mixtape. Oh, ok. Chris, fa presto. Queen, numero uno. By Queen Clean, the most popular cleaning flavors. Queen Clean, made of 100% acid. Sicuramente pulisce, non ho E questo? Sembra il manichino al nasone. Hey tutti! Sono io! Il... What? È uno spam? Tutti! Il preferito di tutti! Numero uno... Rated, insomma, il preferito salesman 1997. Spam! Perfetto. Perfetto. Spamton G. Spamton. Lui è chiaramente un Lightner, vale a dire Guster, che ha creato un avatar per esplorare questo mondo. Scusate, stavo facendo dei flash sulla D di One Piece con la G puntata, no? Scusate. Allora. È bellissimo. Wow, se non è... Ma è bellissimo! Vorrei una statua immediatamente di questo affare che si illumina con un cavo e cambia colore agli occhiali! Ma questa musica... Ma non è un mostro normale o un NPC? Cioè... Beh no, anche il trio ha una loro musica alla fine, ma ha lavorato così tanto a dare personalità a tutti? Qui siamo ai livelli di Metaton, siamo ai livelli... Bellissimo. Lightner. Hey. Sembra che siate tutti da soli in una tarda notte. Oh, grazie del raid, Dadobax. Benvenuti ragazzi. Grazie di cuore. Un pensiero stupendo. A presto e benvenuti ancora. Grazie. Tutti i tuoi amici, tutto in caps lock, ti hanno abbandonato per la mail. All your friends, you are? Certo che tradurre queste cose un po' è anticlimatico, perché io mi sto immaginando nella testa, attraverso anche il pitch delle lettere che appaiono, un personaggio super particolare, molto, molto lunatico.
vibrante, glitchante, che cambia colore, che parla con questa voce acuta e ogni tanto si blocca e dice un'altra frase combinandola con un'altra. Cioè, io mi sto immaginando un universo in testa. È stato fantastico. Vendite. Che finite nel... Scarico. Scarico. Vivendo in un maledetto secchio della... Dove... È bellissimo. Ho un patto speciale per tutti i poveri cuori come voi. Se avete perso il controllo della vostra vita, allora dovete assolutamente prenderlo attraverso queste stupide corde. Perché essere la manica corta? Chi odia questa? It's... No, vabbè, questo è un po' un gioco... Cioè, costa $5 la vita. Quando puoi essere... un... pezzo grosso! Pezzo grosso! Stava facendo... Sta sanguinando dagli occhi. Esatto, questa è la tua chance per essere un pezzo grosso. E io ho solo la cosa che ti serve. Ed è... Ragazzi, gli hyperlink sono i testi cliccabili. Quindi non ce lo dice cos'è. Lo voglio. Lo vuoi. Tu vuoi il hyperlink blocked. Non è vero. Guardate come... ve l'ho detto, glitcha. Glitcha, glitcha. È stato bravissimo a rappresentarlo. Me lo sto immaginando animato. È un personaggio eccezionale. Bene, ho un'occasione per te. Tutto quello che devi fare è mostrarmelo. Il tuo... Spamton. Deal and heal. Vuole fare un patto. Vuole fare... Ma non dargli i tuoi soldi. Mai visto un oggetto a forma di cuore come quello prima! I miei occhi stanno bruciando come DVD di ogni film da pezzo a pezzo, da metà prezzo. La macchia nera sui commenti mi sta facendo
impazzire. La sposto? Non la sposto? Non ho, è blind, ragazzi, non tolgo niente. Sto prendendo tempo per pensare. Sto prendendo tempo per pensare. E la moderatrice mi ha scritto: no, 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 si stanno impanicando. No, no, non preoccuparti, non preoccuparti. Non preoccuparti, non è un caso che ho messo il nero. Perché, come sempre, mi tendevo a cascarci, quindi... Diamogli corda. Questo è! Così si fa! Tu piccolo Melma! Ma le parole! Occasioni come questa, sconti come questi, appaiono soltanto una volta nella tua... Unsailed. Rapidly shing, tua vita microscopica, dimensione... formica che si sta stringendo ancora di più. Critici, oh! Ero un pezzo grosso, il più grande, ma ora ho bisogno di una poca generosità. Hai ragione, non intendo soldi. Sono un venditore. Non lo sono mai stato, non c'ero mai per i soldi. Non ero lì per i soldi. Diventa grande, vinci premi. Lo facevo solo per... Chris è l'essere meno libero che conosciamo. Non sta parlando della libertà. Lui non sta parlando della libertà toltagli da Queen o da un re. Se era un pezzo grosso, forse sapeva qualcosa, come Ralsei. D'altronde Ralsei è diventato davvero sospetto nel capitolo 2, non nel capitolo 1. Forse. Il fatto è che Ralsei nel capitolo 1 ci chiede di pensare a Susie e noi cominciamo a giocare con lei. Quindi in pratica prende delle decisioni per il giocatore. E questa è una cosa che probabilmente all'interno di Deltarune non è da escludere per niente come molto importante. È da tenere in considerazione. Però Jevil si trovava in una situazione in cui dentro una prigione riteneva gli imprigionati quelli fuori. Questo dialogo si lega molto a Jevil. Sono presissimo, ragazzi. Chi è questo? Se era un pezzo grosso, si potrebbe considerare che fosse un pezzo grosso come Sans. Sans era un pezzo grosso, tra virgolette. Solo che non alla luce del sole. Cazzarola, ragazzi. Porca miseria. Per fare i tuoi... le tue offerte. To call your own shots. Insomma, prendere le tue decisioni.
E ogni tanto la mattina un piccolo... È per il cappuccino. Suona bene. Non lo fa? Bimbo? Non preoccuparti, bambino, ti darò assicurazione. Una forza, ma un pa... 1000 kromer. È una reale valuta? No che non lo è. No che non lo è. È una valuta digitale? È un'unità di potenza? Si lega ai cristalli oscuri? No, non credo. Lui ha un cristallo oscuro. Lui è un cristallo oscuro. Come unlock. No, volevo provare a premere F1 per davvero. Per quello ho scelto di nuovo la cosa sbagliata. Volevo provare. Forse non era solo un dialogo. Forse sì. Niente? Ok. Va bene. Però posso farlo all'infinito. Magari il dialogo torna. Dai, chiedimelo. Ah, ok, niente. Ok, forse non era niente. Però il meta esiste, quindi... Però forse F1 è solo una citazione. Tuttavia è come block e click. Non le fai davvero quelle azioni. Però qui, vabbè, ok. Deal. Refuse. What? Non ne hai bisogno? È bellissimo come... Come gli si incupisce il volto. Meno $18. Ora per il prossimo step.
vedo l'ora di andarlo a trovare. L'abbiamo trovata la casa, eh? E certo, il cuscino non era per farmi cadere bene dall'alto, da parte del cane. È dove dorme Spamton. Peccato che non è riapparso il dialogo F1. Mannaggia. È bastato solo quel pulsante. No, no, fammi tornare indietro. Wow. Chris, dobbiamo guidare per trovare Noel. Attiva i raggi forti. Oh. Cosa dici? Questa città è pericolosa. Immagina la povera Noelle che clippa in un muro da qualche parte. Rovinandosi e putrefacendosi a causa della mancanza di potassio. Sei preoccupata per lei? Lo sarei, se non stessi andando a cercarla. Ma perché lei? È perché... è abbastanza debole da accettare di diventare un tuo pedone? No. Semplicemente l'opposto. È perché è forte. Che cosa? Chris, ferma la macchina. Che succede? Via! Ero solo preoccupata perché non era ancora esplosa. Come faccio a leggerlo senza ridere? Sembra che dovremmo dividerci a piedi. Mm. Chris, se vedi Noel, dille che la conoscenza delle sue preferenze è assoluta. Che la mia conoscenza delle sue preferenze, dei suoi gusti è assoluta. E se ne ha bisogno di prova, usa questo. La mixtape. Toddles! Io in qualche modo mi sembra di essere quasi fuori di qui. Andiamo, Chris. No! No! Ma non me l'ha dato. Guardate che bello che è Lancer. È fantastico che Toby ce l'ha voluto far tenere con noi, perché in realtà effettivamente... cosa che non pensavo avrei mai detto. Mi manca. Ah, mi manca. Lancer. Oh gosh. Ci siamo andati vicini, vero Chris? Questo strano mondo, questa grande città. È tutto così folle. Mi fa un po' girare la testa. Eh? Sembra un altro puzzle. Forse se ci entro... Ah no, se vado giù... Ah, proprio... So. Ok. D. Perché qui mi fai questo effetto e nel traffico no? Quando ho detto che questa città mi fa girare la testa, non intendevo in modo negativo, sai? Ho sempre voluto andare in un posto nuovo. Sai? E Tess ha sempre detto che mi ci avrebbe portato in un posto come questo, in un luogo con luci luminose. Non ti manca esplorare, Chris? Quando eravamo noi quattro bambini. Ah, ti ricordi quando esplorammo la foresta dietro... Lo so che non abbiamo mai trovato niente di interessante là dietro. Mi ricordo al massimo i miei pianti perché mi perdevo ed ero sola. December? Ma per qualche ragione mi sento nostalgica a pensarci. December? December? Oh, che dolce!
con questo cinnamon che esce sempre fuori, la cannella. Chris è l'unico che sa quanto sono stramba. Non è giusto, non è equo, sai. Tutti sanno quanto tu sei strano. Perché dicembre? È qualcosa che si lega... Il mondo è generato in parte da ciò che sono i giocatori. Noel. Dicembre è un mese invernale. Voglio giocarci, ti prego. Strano posto. Oh no, sto tornando. Mi nasconderò. E si è messa anche il casco comunque. Ehi, guarda qui. Niente male, eh? Dov'è il mio premio? Oh, eccolo! Ah, carino! Dai, buttalo e fallo esplodere. No, pensavo che volessi farlo esplodere. Ah, che nera, di quello. Com'era? Ah, Susi. Non dovresti attaccare le persone con quello. Oh, no? Guardami. Watch me, guardami farlo. Chris, eccoti. Cosa sei contento? Chris, guarda il mio nuovo attacco. È una cura. È dolcissimo. È dolcissimo. Oh sì, è una vera maestra nel farlo, Chris. Insegnarti il sarcasmo è stato un errore. Chris, che cos'hai lì? È un regalo per qualcuno? Io in teoria non ho scelte. Io in teoria non ho scelte. Quindi non so se le scelte esistono, ma per me è scontato, ovviamente. Cioè, non... è impossibile, è impossibile. Cosa? Chris, hai visto? Oh, Chris! Ci siamo fermati dalla tregua per un secondo. E sei già con Susi? Non dovevo aspettarmelo. Non potevi sopportare. Non potevi. No, no, non è vero. Non potevi starmi dietro alle mie capacità di risoluzione puzzle. Oh, un plush di me con capezzoli. Credo che ti perdonerò per ora. A dopo, Chris. Perché lo hai dato a Bertley? Oh, guardate le facce. Oh, questo è stato un atto di gentilezza inaspettata, Chris. Andiamocene via di qui. Aspettate! Noel? Guardala. Che ci facevi là dietro? È barare. Io... sono felice che tu stia bene, tuttavia. Da quando quella stupida Queen ti ha preso, ero preoccupata. Aspetta! Non sei dalla loro parte! Oh? Aspetta, io... Chris, aiuto!
Sì, siamo in tregua. Chris ha detto che potevo entrare nel vostro team. Oh, davvero? Ok, se lo ha detto Chris, credo. Non volevo comunque ucciderti. È bellissimo. Get in line already. Chris ha anche detto che dovrei stare dietro a Susie. Se lo ha detto Chris, andiamo. Credo che generò anch'io, ma solo per questa stanza. Eccoti. No. Toby, sola. Completa, totale, sola, disonesto, negligente, pigro, incompetente. Oh, mannaggia. Cavolo, pensavo che fosse l'occasione per leggere di Birdly. Oh, cavolo. E se torno indietro? Posso googlare una cosa un secondo? Perché ho un pallino in testa. Ok, la wiki non mi sta. Io mi ricordo un videogioco in cui. Però se la. Ok, scusate, io mi ricordo, non riesco a distinguere se era un videogioco o la vita reale. Credo che fosse un videogioco, o una conoscente di mia sorella, ma credo un videogioco, un vecchio videogioco, in cui c'era un personaggio che si chiamava December. E allora ho cercato di googlare December per vedere se era un nome inglese a cui poter dare a essere vivente in una cultura, perché mi suonava come un nome piuttosto che solo come un mese. Però Wikipedia mi ha detto proprio no. Cioè mi ha detto dicembre è il nome del mese, non ho visto nomi, nome femminile, dicembre. No. Quindi adesso non ho approfondito troppo, però ho questo ricordo. Ho questo ricordo di dicembre e allora niente. Pray! Ok. Fatemi vedere. Grazie, moderatrice. Ecco, sì. Quindi è un nome. Quindi è un nome. Però io pensavo che parlaste del vecchio Prey. Io non ho giocato quello recente. Quindi io l'ho sentito da un'altra parte. Invece è in quello del 2017, ad esempio. Vabbè.
Ok. Ok, non ci aggiunge niente, però... Però... Prendiamo atto, prendiamo atto. Avrei voluto salvare altre volte, ma... Berdele se n'è andato. Aspetta, aspetta! So come spegnere quel campo di forza. No, vabbè. Vabbè. Ambulance. Ma è presto, aspetta, abbiamo... Io pensavo che questo fosse opzionale. Pensavo che le tazze sarebbero state obbligatorie e questo opzionale. Ma guardate quanta varietà. Ah, ma c'era un pulsante dentro a pressione! Non ci credo. Che cosa carina. E quindi cosa sarebbe successo se ci fosse entrato subito? Non si poteva salire? O avrebbero detto che ci saliamo a fare e non va da nessuna parte. Mi sembra un po' strano. Ok. Ok. Sono stati reclutati? È qualcosa che arriverà in città? Potrebbe essere. Che poi comunque bisognava entrarci in gruppo in ogni caso nelle tazze. Ma questi fuochi d'artificio chissà se ci sarebbero stati non avessimo aiutato l'imprenditore. Secondo me no, secondo me non ci sarebbero state. O forse sì. Ma tostissimo. Ma tostissimi! Upgrade! No! No, ma che cosa? Cosa?
Ultimate heal, best healing. Ultimate heal. Fasciola Power, grazie. One Chaos, grazie anche a te. Allora, aspetta un secondo, dov'è Noel? Scusate, solo che non ho mai visto i fuochi d'artificio da così vicino prima. Quei proiettili? Che cos'è? Sei spaventata? Credo. Possiamo tenerle tutte attive? Allora. Intanto rispondo a una donazione di Buffo dicendo: mi fa piacere quando fai un pensiero. Volevo andare a curarmi mentre facevo il discorso. Quando mi fai un pensierino dandomi trivia di sviluppo e così via. Però non usiamo le donazioni per bypassare il fatto che non leggo la chat. Attenzione. Perché sicuramente sono sicuro che i ragazzi, quello che mi ha scritto adesso, me l'avranno spammato 1000 volte in chat. Ci sarebbe stato tempo, modo e occasione di affrontarlo come chicca, inutile che sia, magari porta, però dopo. Ossia, gentilmente mi ha detto: nello scontro precedente F1 funzionava sempre, non serve aspettare che ripoppi il dialogo. Ok, lo faremo, accadrà sicuramente, però non, occhio, occhio, che fino ad ora sei stato bravissimo. Ma possiamo farli stare tutti insieme? Forse solo estetica? No, no, ma cioè, adesso non... spero che non stiate litigando, eh? Però... sbircio. Esatto, Buffo, sei scortese nella cortesia. Ah, ok, ok, non stanno litigando, ok, perfetto. Forse se ci dividiamo il lavoro, li libererò
Susie romperà i palloncini. E Chris, tu li prendi, ok? Pronti? Via! Comunque, Ralsei ha le mani piegate dietro la schiena. Cioè, è la cosa più sospetta del mondo. È la cosa più sospetta del mondo. Del mondo. Hell yeah! Beccatevi questo, stupidi topi! È bello vederti divertire dinanzi a un puzzle, Susie. Forse se non fanno schifo se si fa, se si risolvono così. Non male, Noel. È stato smart. Ah, ah, grazie. Magari la prossima volta ti farò fare i miei compiti. Posso? Una cosa superflua ma carina questa, dai. Ammazza. Finto 3D fatto da Dio. Chris, hai portato Noel proprio da me. Sapevo che la nostra tregua era il top. Ma sfortunatamente, questo significa che le tregue sono finite. Noel, vieni qui. Ma io... Noel, lo dirò soltanto un'altra volta. Infinitamente. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Io... Noel, stai tu esitando? Permettimi se questo, insomma, è per te... Cosa ne pensi di... Se non ascolti... È tutto codice di programmazione. Se non ascolti, allora... Un certo uccello potrebbe venire a portarti... Oh no, aspetta, no. Oh no. Un certo uccello potrebbe prendersi un bel viaggetto... Una cavalcata... Una nuotata nel fiume di acido. Bertley! Questo, giusto, era con noi. La regina deve averlo catturato quando non stavamo guardando. Beh, lui aveva detto che stava con noi solo per una stanza. Mi dispiace, Chris, Susie, io... Mi sarebbe piaciuto poter stare con voi di più, ma... Non posso permettere a Bertley di farsi male. Non posso permettere che facciano del male a Bertley, no? Non essere triste, Noel. Tesoro. Tutto quello che rimane è l'ultimo passo. Mia splendida regina, eccovi. Scusa. Ho pensato di averti vista in un negozio di giochi usati e... Oh, Noel, sei qui. Sembri un po' stranina. Ok, piano B. La posso sparare grossa. Enorme. La cosa non mi sconfiffera molto. Perché Queen... è troppo vicino al re come ruolo. E ne parlava anche Jevil, quindi è un po' troppo. È un po' troppo, ok? Cioè, se Jevil parla della regina di Queen,
Allora non saprei, eh. A meno che non si possa fare il gioco che lui parlava della regina e Quinn non sia la regina. Qui si apre un altro universo. Proprio di giochino e trappola per il giocatore, ma ve la sparo lì. Quinn non è un mostro. Quinn o è come Ralsei o è un Lightner. Quinn sta dando troppa importanza a Noel. Troppa importanza a Noel. Quindi Quinn è December. Che è l'amica di Noel. Però non credo sia possibile. Perché il modo in cui si comporta Quinn è super, super interno al mondo. Ed essendo digitale, ed essendo nato dal laboratorio della scuola, le cose non tornano. Ma allora perché Noel è così importante? Non saprei. È un personaggio scritto totalmente con il fatto di essere diegetico al Dark World creatosi. Il fatto che quel palazzo sembrava terribilmente, sembra terribilmente simile a quello del Re di Picche. E i suoi capelli che creano il volto potevano essere veri capelli di una fonte, di una sorgente viva. Però sarebbe stravolgere completamente l'intera narrativa del gioco e dei prossimi capitoli che qualcuno che gioca nel Dark World possa ottenere poteri così esagerati. Quindi, non lo so, mi sto un pochino detronizzando l'idea. Perché più che altro è un tentativo di spiegarmi perché Noel è così importante. Ma perché Noel è così importante? Che stai facendo? Vedo che ora lei debba essere rilasciata con la forza. Forse se la faccio se faccio la sua, se rendo la sua faccia in quella di un robot. Ma hai detto che non l'avresti fatto se mentivo. Variabile bugia, mentire settata da vero. Se dovevamo essere intelligenti insieme, questo non è giusto. Capisco. Capito. Fairness activated. Per fortuna che ho calibrato quelle gabbie. Tu hai detto che potevo fidarmi di te. Hai detto che eri una gamer. Io finirei il capitolo 2 così. Birdly. No! Sì! Oh no! Va bene, io ricevetti delle fan art meravigliose che mi resero Metaton. A questo punto penso che il percorso possa realizzarsi di nuovo e commuovermi. Perfetto.
uno di voi mi aiuterà con il mio piano. E sarà Noel. Il resto di voi, andate nelle vostre stanze. Ma qua io ci avrei messo dietro il background di Windows XP, ma e ora questa cosa? Io sono molto dubbioso, perché Ralsei è libera, tra virgolette. Ma guardate poi, ma poi il finale alla Looney Tunes, la stanza nuova, lo schermo, il vedere un personaggio con questa grafica e prospettiva, con questa definizione, con questi focus, POV, macro, ma POV ancora no, dal punto di vista della regina non penso che vedremo mai. Però parlavo proprio del primo piano, cioè... Come vi piacciono le vostre nuove unità di stanza? Come potete vedere, sono perfettamente calibrate per i vostri interessi. Che ho raccolto attraverso le vostre ricerche internet. Ho stimato che non avrete desiderio di uscire. Per favore, divertitevi con i vostri circondari. E aspettate pazientemente, mentre domino il mondo. Toodles! Chris! Ehi! Puoi sentirmi? Sembra che ci sia qualche modo di comunicare tra le stanze. Conveniente? Eh? Ho proprio pensato a tutto! Zitta! Silenzio! In ogni caso... troviamo modo di uscire di qui. Ralsei, hai qualche idea? Dov'è Ralsei? Abbiamo sentito la voce di Ralsei. Vi sono mancato! Perché mi siete mancati voi? Lancer, sei tu! Pensavo che ci avessi mollato! Oh no! Adoro mollare! Ma non mollerei mai te! Stavo... semplicemente rilassandomi nello spazioso buco dei pantaloni di Chris. Tasca. Sì. E l'ho visto tutto. Pantaloni. Lint saranno le mutande, immagino. Vari oggetti. Una mamma pazzoide selvaggia vi ha messo in qualche tipo di... scatole, gabbie elettriche scioccanti. Sì, siamo intrappolati, quindi beh... Ehi, ma ci hai visto sulle montagne russe? Sì, era fichissimo! La mia prima! Ah, adoro diventare nauseabondo con gli amici! Ok, ma dovresti liberarci. Oh, giusto!
videogame piano tutorial. Ma che ricerche fa, Chris? Sono due pixellate Toriel che suonano al piano. Dalla ricerca, video game piano tutorial. È un umorismo dolcissimo. Ah, non posso più usarlo? Chris, ehi! Lancer, sei il top! Cosa sta sbiadendo? Ehi, Lancer, stai bene? Sto bene, sono molto freddo. Ehi, che so... stai bene? Cosa? Permettimi di curarti! Grazie, Susi, ma... L'azione non è abbastanza forte. Presto, Chris, troviamo Ralsei, forse può curarlo. Aspetta, aspetta! Non andrete via senza di me, vero? Sì? Dov'è la mia donzella in pericolo? Deve essere... in pericolo! E se non la posso aiutare, allora... Ok, va bene, va bene, va bene! Burgley, I mean Birdley. Siamo dentro la magione ed è... Guardate le porte in verticale. Cluster di dati. Sei scappato dalla tua seconda personalizzata stanza del giorno. Sei pieno, ti riempi del potere delle case di vacanza. Non apro la chat, eh. Non pensate che possa essere il momento nel nuovo edificio. Di fermarci, intendo, sì. Il fatto è che esplora la stanza prima, va bene, va bene, va bene. Esploro la stanza prima. No! No! La stanza è piena di pale e non hai nulla per scavarci dentro. Ho tolto la chat, eh? No! No, prima ci ha giocato e poi ha cercato i cheat per vincere, che non ci riuscì. È un libro aspirapolvere. No! Dalla ricerca internet perdenti, questa libreria succhia.
Ma quanti dettagli scemi. Ma è bellissimo. Cathy's Room, ah davvero? È completamente ricoperta con la pubblicità del gatto giallo e rosa della città. È animato anche. Anche se dici di no, c'è un dialogo unico, una descrizione unica. Puoi odorare l'odore di cibo per gatti glitterato da qui, persino. Hai rispettato il codice dei gamer. No screen peek. Bellissimo. 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 È denso, è splendido. Beh, Cathy non c'è. Hai aperto la porta con gli occhi chiusi. Sembra un puzzle. Pensi di potercela fare, Chris? Calmate le vostre pelle e ossa, senza ossa. Thighs, everyone. Thighs sono le cosce, no? Cosce, sì, ok. Ci penso io a una soluzione. Chris, ti prego, ignoralo. Sarò soltanto qua, ok? Dove non posso sentirti. E sarò qui. Lontano dalla tua aura debuffante dell'IQ. Questi Dark Bulb castano una luce. Una ombra luminosa sul terreno. Riempi lo spazio con l'oscurità per sbloccare il passaggio. E questo? Che volto è? Cosa carina. Yeah! Cosa, Eva? Aspetta un secondo. Come hai fatto a solo risolverlo senza di me? Chris l'ha fatto prima di te, geloso? Io sapevo la risposta. Volevo soltanto vedere prima le prove di Chris. Si chiama Suspense, Susan. Dramatic Suspense. Allora tu fai il prossimo. Ma certo, guardami. E comunque il mio nome non è Susan? Ah, un gioco da bambini. Non potresti darmene uno più difficile? Per esempio, se qualcuno avesse un cubo 4x4. Dai, dici la soluzione e basta. Beh, vedi. Prima di tutto, devi ordinare le ombre con le linee sul terreno. Ok, cosa muoviamo per prima? Chris, fai il puzzle. Dammi un momento! Non è che Chris potrebbe risolverlo in ogni caso. Ah no? Sta a vedere. Si muove prima questo. Perdli, brutta pippa. Successivamente si prende questo, che è il più ampio. Stupido scellaccio. Oh, dicevo, questo, che è il più ampio. E è piegato. Birdly! 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 Aiuto! Ho sbagliato! Ho mentito! Birdly! Fai tu? Birdly! Bird! Bird, mi aiuto!
Questo puzzle è per lo staff only? Cazzo, ma è tostissimo. Ma forse farò un po' l'infame, però. Ah, ok, giusto. Ok. Pensando di fare il furbetto, ho risolto comunque. Ok, Birdly, non posso prenderti troppo in giro. Non posso prenderti troppo in giro. Oh! Oh! Aspetta, ma. Aspetta un secondo! Non puoi aver. Sei stato fortunato. No, fortunato no. Però ero partito per la tangente sbagliata. È solo trial and error. È la forza bruta. Un cavernicolo potrebbe farcelo. Eccetto il fatto che i cavernicoli si sono estinti perché sono stupidi. Io risolvo il prossimo altri. Così che. Sta, aspettatemi. Ah, sì, certo. Perché aspetteremo così a lungo. Ok. Che cosa state facendo qua? Questo è mio! Finirei in un secondo, quindi perché non semplicemente vi rilassate nel vostro palazzo mentale? Che probabilmente non ha niente dentro. Io devo solo capire perché le forme non stanno insieme. Oh, ehi. Devi soltanto riempire il quadrato, no? Perché non provi a metterle negli angoli e basta? Chris, vuoi provare? Vabbè, Allora. Bisogna anche capire quale angolo conviene, no? Il fatto è che la domanda è: devono essere anche in grado di combaciare? O no? Devo solo coprire. Perché così funzionano? Ho risolto, ragazzi. Allora, questo uccellaccio blu non c'entra niente. Non credo c'entri niente. Forse si applica la proprietà commutativa. Se io li metto all'angolo non basta. Susy, non hai per forza ragione. No, Susy. Ma l'ho fatto prima. Susy. Susy, l'ho fatto prima. Se tu vuoi barare a coprire tutto. Vediamo un po', facciamo così. Mettiamo le cose all'angolo e poi ci metto l'uccellaccio sopra. Così non va fuori dai bordi.
vabbè. Ok. Allora avevo intuito come si risolveva, solo che ero uscito dai bordi e non li avevo, o meglio, non li avevo usati tutti. Fantastico. Cioè l'avevo fatto prima. Ma non è possibile. È un computer, è un bug, è un glitch. Stai barando. No. Ero soltanto un piccolo uccellino blu dimenticabile. Nessuno neanche ricordava il mio nome. Poi un giorno è arrivata la gara di spelling che io e per cui io e Noel studiamo. E quando toccò a noi, si innervosì e non riuscì a parlare. Non era un nome. Non era un nome. E noi abbiamo fatto lo spelling. Da quel momento in poi, dopo aver provato la sensazione di superiorità e di vittoria, di complimentazioni e coccole, sono rimasto il primo della classe, ma solo perché lei mi aiutava. È lei, quella intelligente, solo che è timida. E ora tutte le aspettative degli altri nei miei confronti sono così alte. Cosa farò quando mi troverò in un luogo senza di lei? Se andrò da qualche parte senza di lei? Qui si nota proprio con nome proprio, sì. E per questo Noel soffrirà. Non ci interessa niente se sei un idiota. Puoi sgarrare quanto ti pare, onestamente. Non è che la nostra opinione di te può sbassarsi ancora di più. Susi! Susi, tu mi accetti anche se sono stupido? Yeah. Una reale citazione e riferimento a Dragon Blazers 2. Susi, non sei solo gentile, ma una vera gamer. Forse io ti ho sottovalutato. Con quello sguardo, gli occhi. Ma non ti preoccupare, ho deciso. Ok, cambierò da oggi in poi e combatterò. Dalla sponda dell'ignoranza! Non
ti stiamo dicendo di essere stupido! Semplicemente ogni tanto è ok fare degli errori. Oh, ne farò! Ne farò! Andiamo! Oh, no. Non potevamo avere anche Ralse qui per insegnargli la morale? E alla fine... in realtà era un buon momento per... Questo puzzle... credo che l'abbia preso nel download. Devo soltanto trovare risposte nel data mining. E nel codice. Questa è la regina? O meglio, è Queen? Non lo so, eh. Però sì, ora rimetto la chat. Era un buon momento per fermarsi, perché alla fine si apre proprio un nuovo capitolo e noi proseguiremo in realtà con grande cura e stile, secondo me, la prossima settimana. Siamo al top. In realtà non è mai un buon momento, è vero, è vero. Più che altro... mi è dispiaciuto avere alti e bassi. Sì, volevamo farti leggere la porta di Azriel. Certo, giustamente. Infatti mi avete chiesto di esplorare. Però il mio desiderio è che quando ho visto la porta nera non fosse la stanza di Susie, ma un teletrasporto per tornare indietro. Tuttavia non lo è stato perché mancava il glow sotto l'uscio, no? Grazie di cuore, siete stati meravigliosi. Scusate se effettivamente sono stato meno sveglio del solito, chiaramente meno sveglio del solito, un po' distrattino, ma mi auguro di avervi dato soddisfazione, anche perché senza avere feedback, senza leggervi, fa malissimo, quindi... non ho mai idea se vi state divertendo, se vi piace, se il tutto va come vorreste che andasse, no? Allora, grazie di cuore a tutti. Conosco Grime, decisamente. E ora, credo che a questo punto non manchi tanto dal finale, perché siamo nel castello della regina e ormai sono tante ore che giochiamo, però mi sta stupendo, mi sta... stupefacendo, in realtà. È folgorante. Sono contentissimo di questo titolo. Spero in altre boss fight, onestamente. Spero in altre boss fight. E Ame Greenside, Robe Bad Trip, Santo Jerry, Il Mike Pew, Premo. Grazie e benvenuti. Noi ci aggiorniamo, perché domani mattina c'è The Binding of Isaac alle 10.30 e alle 17 Dark Souls 3. Quel momento che tanti aspettano da un anno. E certo che mi ricordo di Spampton. Il teletrasporto perché lo cercavo, secondo voi? Mi sono fomentato. Ok. Signori. Buonanotte, grazie del supporto. Vi faccio sapere su tutti i social che esistono quando ci sarà la live extra di Dark Souls. È una promessa. A domani mattina e a presto. Qui si prosegue. Fight. E alla prossima. Ciao ragazzi.